12 punti nelle ultime 6 partite, che sono poi le prime 6 del girone di ritorno, una serie di prestazioni positive non solo nel risultato, un ritmo da capolista. Eppure in casa Catania, anche dopo il successo pieno di ieri ad Ascoli, è vietato parlare di avvicinamento al vertice. Per ora un solo obiettivo, continuare così, a migliorare, a divertirsi e a divertire, senza obblighi e pressioni. Noi dobbiamo migliorare ancora un po' nella personalità, anche se, insomma, devo dire, giocare fuori casa in questa maniera qua, insomma, vuol dire già avere una buona personalità. Ad Ascoli la conferma che questo Catania, rinnovato quasi in ogni reparto, gira già al meglio, con Gedari scoperto trequartista e uomo chiave, Padalino devastante sulla fascia, Serafini all'occorrenza goleador, Fernando elemento di qualità come play basso, Anastasi o Caserta in interdizione e difesa più affidabile con Cesare in mezzo. In più un nuovo spirito d'insieme. In vista della prossima trasferta a Trieste, la squadra rimarrà in ritiro. Abbiamo deciso tutti insieme, perché evidentemente anche i giocatori stanno prendendo soddisfazione a stare insieme, stanno prendendo soddisfazione a giocare insieme, e questa è la cosa bella, e quindi noi ci ritiriamo a Verona.